Toninelli, la questione riguarda ieri però il fatto che il governo abbia messo la fiducia su questa legge. Non vi sembra esagerato gridare al colpo di Stato? Allora, no, non ci sembra esagerato perché innanzitutto se vengono fatte le elezioni, vengono mandati dei rappresentanti del popolo in Parlamento è perché essi possono parlare. Aver posto la fiducia significa aver imbavagliato il Parlamento, ma soprattutto quello che veramente trovo ridicolo e anche eversivo allo stesso tempo, la fiducia è stata posta non perché il Movimento 5 Stelle presentava le preferenze, l'abolizione delle pluricandidature, via le ammucchiate, che poi magari le spieghiamo meglio all'interno della scheda queste coalizioni, ma perché il Partito Democratico aveva paura dei suoi. Perché quando poni la fiducia significa che tu, soprattutto in questo caso, tu hai paura che i membri del tuo stesso partito ti affossino una legge, in questo caso in un voto segreto che noi non avremmo mai chiesto, ma è per questo. Quindi è uno zittimento del Parlamento, ma soprattutto è uno zittimento del stesso Partito Democratico. Partito Democratico insieme però a Lega e Forza Italia, sì, perché dobbiamo ricordare che c'è un accordo sulla legge elettorale che riguarda anche questi altri due partiti. Ma esatto, siccome tutti si alleeranno in queste ammucchiate di convenienza, dove i cittadini devono sapere che quando metteranno la X sul nome del candidato stanno contemporaneamente votando anche una serie di partiti che magari uno è a favore dell'euro, uno è contro l'euro, uno per la caccia, uno contro la caccia. Ed è una cosa folle. Ognuno ha il suo programma, ognuno ha il suo capo politico, ma neanche nel Porcellum. Nel Porcellum, quando ci si coalizzava, c'era un capo politico. Qua ci sono tanti capi politici, tanti programmi, ma signori miei, ma un italiano quando va a mettere una X, un simbolo, vuole essere rappresentato da quella persona capo politico e da quel programma, non allora, votare un programma intanto sto votando contemporaneamente. Restiamo intanto alla questione di fiducia, perché poi abbiamo tempo di vedere anche gli altri temi. No, è a voto segreto, è a voto segreto, è a voto segreto. Colleghi, c'è stato un disguido, il voto è segreto. Scusate colleghi, vi invito a consentirci di proseguire i nostri lavori. Allora, no, come si chiama? Deputato Ciraci. Deputato Ciraci, la richiamo all'ordine. Allora Toninelli, non le sembra però che appunto è quello, no? Il sistema tedesco non va bene, il golpe succede, oggi è un golpe, ieri era un golpe. Non vi sembra anche forse un po' di esagerare su questi temi, cioè di fare un po' la figura di quelli che poi alla fine non gli va mai bene niente, detto proprio semplicemente. No, perché noi siamo per il rispetto delle regole. Ma vogliamo ricordarci che la posizione della questione di fiducia la fece Mussolini nel 1923 sulla legge Acerbo e venne fatta sulla legge Truffa nel 1953 nella storia. E gli altri due esempi li ha fatti Renzi. Poi una cosa veramente, qua sorrido perché non si può neanche arrabbiare. Sapete che cosa è che ha comune? Abbiamo visto adesso il voto segreto sul cosiddetto tedesco, sul Trentino. Quell'emendamento l'avevamo presentato anche noi. Il Trentino veniva escluso dalla legge tedesca. Noi abbiamo detto, ma Trentino è in Italia oppure no? Applichiamolo anche lì. Sapete che cosa? L'unica cosa che ha comune il tedesco al cosiddetto Rosatellum è quell'emendamento. Cioè l'unica cosa uguale tra tedesco e Rosatellum è il Trentino. Quindi è falso. Insomma, tecnicamente falso è scritto, però guarda, adesso non ho qua il testo, che quella roba lì è rimasta, quindi sono andati avanti con l'emendamento per cui hanno affossato la legge anche su Rosatellum, la verità, che loro l'hanno utilizzata come truffa, come pretesto, perché quella legge non era la scelta del PD, era un pretesto per incolpare il Movimento 5 Stelle. Noi nel voto segreto non siamo mica stati franchi tiratori, noi l'abbiamo votato l'emendamento al Trentino e loro l'hanno affossata per andare a che cosa? Una legge che premia le ammucchiate di partito. E qual è l'unica forza politica che non si coalizza? È il Movimento 5 Stelle. Questo, ma la domanda è: questo la domanda è il tema, è, no? Cioè, si premia le coalizioni e quindi però in qualche un modo piccolo appunto per chi concludere. Non ha, chi non si coalizzerà mai per definizione, ma sa, per ma ci mancherebbe con chi ha rovinato l'Italia. Ma le faccio questo appunto: sa che hanno bocciato una nostra proposta che vietava che un pregiudicato per reati dolosi gravi, che rientra nella legge Severino e grazie al quale non ti puoi candidare come parlamentare, non può fare il capo politico. Cioè noi troveremo sulla scheda elettorale il nome, ad esempio, di Silvio Berlusconi, ma ad esempio, perché questo a me hanno falso attaccato per aver fatto, aspetti, aver vero fatto una norma anti-Berlusconi, a me non me ne frega niente di Berlusconi, ma me ne frega della legalità. Io non voglio che in Italia un cittadino abbia sulla scheda elettorale un nome di un pregiudicato per un reato grave.
come ad esempio Berlusconi, che è frode fiscale in un paese che muore di reati. Abbiamo adesso due temi, no, perché devo mandare la sigla. Anche perché questo non è vero, quindi non c'è il nome del capo politico sulla scheda. Lui lo metterà, però, non c'è il nome del capo politico sulla scheda, almeno non diciamo falsità, so che vi viene naturale, ma almeno non diciamo falsità. È vero o non è vero che un pregiudicato può fare capo politico? Le pongo questa domanda. È vero o non è vero? Il nome del capo politico, che anche voi avete un capo politico pregiudicato, non è sulla scheda. Non è sulla scheda. Non è sulla scheda stradale, del capo politico. Frode. Ogni partito sceglie il capo politico che vuole, non è sulla scheda. Lascia stare quello. Vabbè, no, comunque, però, dai, allora, adesso, perché qua qui parare un drammatico incidente stradale ad una frode fiscale per conclusione. Ogni partito sceglie il capo politico che vuole, poi gli elettori giudicheranno. Non è una scelta che si può imporre per legge il nome del capo politico. Perché è un Parlamento dei nominati? No, no, ma tecnicamente qua non bisogna fare grossi giudizi politici. 231 scelti dai partiti, messi lì con un nome ed un cognome nel collegio uninominale, che è appoggiato da 10 partiti diversi completamente opposti. E 386 nominati dai partiti in liste corte per garantire a tutti la poltrona. Poi ha parlato Di Maio di frammentazione, evita la frammentazione. Ma chi ci segue da casa mi viene da ridere, perché è una barzelletta questa legge qua. C'è l'1% di sbarramento, ma sapete che pure il partito dell'amore si coalizzerà sia con Renzi che con Berlusconi. Metteranno, aspetta, io non la interrompo, lasci parlare pure me, grazie. Uno me la metterà con la A maiuscola e l'altro con la A minuscola, così lo metteranno da ambedue le parti. L'1% significa poche decine di migliaia di voti, perché portano acqua questi partiti qua, che non superano il 3% di sbarramento, basta l'1%. Pochi miseri voti, quindi anche la lista Crocetta, la lista Emiliano, la lista dei magistri, le liste locali che portano voti. Ci sarà una totale frammentazione e sono i sondaggisti che hanno fatto le previsioni a dire già matematicamente che ci sarà l'ingovernabilità. Cioè pongono la fiducia come Mussolini nel 23 garantendo l'ingovernabilità al paese. Bravissimi, complimenti ragazzi. Ma io capisco le affinità elettive del Movimento 5 Stelle con Mussolini, ma non farei onestamente paragoni che sono fuori dalla storia e fuori dalla realtà. Le liste al di sotto dell'1% non entreranno nel computo dei voti. L'1% sono 400.000 voti, non 10.000 voti, e chi è sotto l'1%, anche se è in coalizione, non rientra nello scorporo, nel computo dei voti. Questa è una norma inserita molto chiara, molto precisa. Non raccontiamo bugie. Ci sono i collegi uninominali, ci sono collegi uninominali dove gli elettori potranno scegliere se votare quella persona o un'altra persona. Se i partiti candideranno nei collegi uninominali persone slegati da quei territori, le persone, gli elettori potranno non votarle e scegliere altri. Allora, aspetta, ma secondo lei l'1% è tanto o poco? Ah, io guardi, io in questo momento non vedo, non sento, non parlo. Il primo numero da uno, vada. Perché non chiede a me di prendere posizione su questi temi, insomma, diciamo che andiamo avanti con il nostro racconto.